E allora invece abbiamo ora in collegamento il questore della Camera dei Deputati, l'onorevole Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia. Dunque cerchiamo di capire insieme un attimo il clima concitato sicuramente che si sta vivendo in queste ore, onorevole Cirielli, una crisi che arriva in un momento comunque di crisi del Parlamento italiano. Sì, devo dire che insomma hanno fatto tutti i 5 Stelle, ma prima hanno innescato la miccia della crisi, poi per paura di perdere le poltrone da ministri e da parlamentari hanno cercato di recuperare, e adesso effettivamente lo spettacolo di disolazione che si vede in transatlantico di tutti questi ormai ex deputati dei 5 Stelle che sono terrorizzati da perdere la poltrona che in passato avevano tanto criticato e contestato, insomma questo è l'effetto più plastico che si vede. E purtroppo tutto ciò a discapito di qualunque interesse nazionale, sia ben chiaro, io sono uno di quelli che diceva che il governo Draghi non doveva mai partire e che era una maggioranza troppo eterogenea e che comunque era molto meglio dare la parola agli italiani, d'altronde siamo in democrazia, se poi gli italiani volevano scegliersi uno come Draghi ci mancherebbe, vale anche quello, ma insomma mettere insieme tutte le forze politiche, 5 Stelle con Italia Viva, Forza Italia con il PD, la Lega con l'EU, per poi ottenere risultati tutto sommato anche modesti e litigare costantemente, era meglio andare a votare molto prima ed evitare questo teatrino. Oggettivamente io ne ho fatte diverse di legislature, ma questa è veramente la peggiore proprio per la qualità dei rappresentanti. Basti pensare insomma che i 5 Stelle hanno finito a fare 4-5 scissioni, ormai ci sono 5 gruppi che fanno capo all'ex partito dei 5 Stelle, tutti contro tutti, e adesso insomma li vedi un gruppo di ragazzini spaventati di perdere la poltrona, è veramente una fine ingloriosa e purtroppo anche una brutta pagina della Repubblica. Una poltrona che hanno già perso, perché si parla di un ritorno alle urne già il 18 settembre prossimo. Assolutamente, si parla o il 18 o il 25 di ottobre, indubbiamente prima si va a votare meglio è, però mi rendo anche conto che chiedere agli italiani di venire a votare la domenica il 18 settembre o forse anche il 25 è un po' troppo, anche perché si tratterebbe di fare la campagna elettorale già durante agosto, però noi siamo pronti da sempre e pensiamo che in un momento difficile come questo per l'Italia sia giusto che siano gli italiani a scegliere chi vogliono che governi, ci mancherebbe, questa è la democrazia, ma è anche buon senso, in un momento difficile è giusto che siano le persone che decidono cosa sia meglio per loro, così funziona in democrazia, non è che decidono tecnici o decidono i palazzi o i poteri finanziari come sono stati in questi anni. Ecco, rispetto a questo scenario il centrodestra si ricompatta, lo fa prima del dovuto, anche se quello che sta accadendo in queste ore in Forza Italia forse non era tanto previsto, questa fuoriuscita improvvisa di Brunetta. In realtà sì, c'era questo gruppetto di governisti che da tempo non rispondevano più a Forza Italia né agli elettori che avevano votato Forza Italia, si comportavano da uomini di sinistra, da uomini del PD, parlo di Brunetta e della Gelmini, e oggettivamente questo è servito anche a risolvere un equivoco di persone insomma, che hanno avuto tanto da questo partito in questi anni, hanno fatto ministri, presidenti di commissione, hanno deciso sbagliando tante volte le sorti dell'Italia, ma la cosa più grave è che hanno preso voti nel centrodestra e poi hanno fatto politiche di centrosinistra. Onestamente per noi questo è un elemento di chiarezza. Forse tale Lega ieri si sono comportate in maniera corretta, hanno anche riconosciuto che forse un anno e mezzo fa hanno sbagliato a dar vita a questo governo, perché poi con il PD e con la sinistra non si riesce a fare mai nulla di buono. Bene abbiamo fatto noi ad essere coerenti e a non entrare, ma ieri mi sembra che questo strappo si è ricomposto, loro hanno preso atto di dover cambiare strada e hanno riconosciuto anche insomma il fallimento di questa alleanza col PD e con i 5 Stelle.
Ecco, Enrico Letta subito dopo le dimissioni riconfermate, reiterate di Draghi, ha detto adesso è il momento, è finita l'epoca delle larghe intese, è il momento di ricompattare le fila, pensare a noi, pensare al centro-sinistra, un centro-sinistra che potrebbe ampliare la coalizione anche con il raggruppamento centrista che negli ultimi tempi si stava ecco, concretizzando con Renzi, con Più Europa, Calenda, Toti. Insomma. Questo diciamo è già un campo del centro-sinistra. Il vero problema credo che sarebbe una vergogna per l'Italia intera se 5 Stelle e il PD, dopo tutto quello che si sono detti in questi giorni, si mettano nuovamente insieme. Insomma, gli italiani avrebbero chiaramente una visione di quanto fa schifo la politica, cioè persone che se ne sono dette di tutti i colori, che hanno litigato fino a ieri, fino a stamani, sulla rottura e sulle responsabilità della fine del governo Draghi e che poi vanno a mettersi insieme per fare semplicemente una competizione. Uno la competizione deve farla sulle idee, sui valori, oggettivamente con tutte le differenze e con tutte le complicanze. Gli elettori di centrodestra sono molto affini, il programma di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia è molto simile, insomma non abbiamo mai fatto una guerra così anche squallida nelle valutazioni, e insomma, tra PD e 5 Stelle si sono chiamati irresponsabili, vergognosi, stomachevoli, vomitevoli. Insomma, poi oggi non penso, insomma, che Letta sia così poco serio da rimettere insieme PD e 5 Stelle. Insomma, Letta non è certamente De Luca che pur di governare si mette con chiunque. Abbiamo sentito poco fa Federico Conte, non Conte dei 5 Stelle, che sosteneva che il vero spartiacque adesso in questa competizione elettorale sarà l'Europa e la posizione della Russia e Putin. Come dire, gli italiani dovranno scegliere da che parte stare, se con l'Europa o dalla parte della Russia e di Putin. È d'accordo? Ma mi sembra un po' un'interpretazione molto singolare. Fratelli d'Italia, che è il partito dato da tutti i sondaggi come il partito più forte, è stato molto chiaro in questi mesi, pur essendo l'opposizione, abbiamo confermato la linea atlantista ed europeista, che lo ricordo anche a qualche scemo che dice di essere di destra. La linea atlantista ed europeista della destra italiana non è stata scelta né dalla Meloni né da Fini, ma è stata scelta nel 49 da Almirante. Quindi, insomma, la nostra posizione non è una novità. Certo, ci fa piacere che il PD, gli eredi del Partito Comunista che stiamo con l'Unione Sovietica, oggi hanno cambiato campo e stanno con l'Europa e con il Trattato del Nord Atlantico, quindi con gli alleati dell'Occidente, paesi democratici e liberali. Poi il tema vero è che credo che la differenza dovrebbe essere tra chi vuole stare in Europa e nella NATO a testa alta, con pari dignità, con la storia alle spalle dell'Italia, difendendo gli interessi dell'Italia e facendosi rispettare, e siamo noi i sovranisti, e chi invece ha sempre fatto lo zerbino in Europa, chi ha sempre subito ogni scelta degli americani, chi non ha mai voluto assumersi le responsabilità del peso economico e politico che l'Italia dovrebbe avere. Noi questo sicuramente non lo faremo e avvieremo una nuova stagione dove l'Italia farà sentire la sua voce negli interessi nazionali, e riteniamo però, insomma, chi pensa che l'Italia possa fare i suoi interessi con la Cina o con la Russia deve andarsi a ricoverare al manicomio, a meno che non è uno che ritiene che nel mondo ci debbano vincere le dittature. Quindi, insomma, io credo che la linea scelta di campo sia chiara. È chiaro che l'Italia, se vuole avere un peso e una voce più forte, non si deve semplicemente nascondere dietro l'ombrello degli altri, si deve assumere le proprie responsabilità nell'alleanza. Noi siamo stati chiari su questo e saremo di gran lunga la prima forza, non solo nazionale, ma anche all'interno della coalizione. Non credo onestamente che soprattutto Berlusconi non sia atlantista. Sicuramente la Lega qualche sbandamento pro Putin in passato l'ha avuto, però bisogna anche essere onesti, la Lega lo ha avuto prima della guerra contro l'Ucraina, quindi voglio dire è un errore di sottovalutazione, ma voglio dire in questi mesi non ci dimentichiamo, la Lega ha sempre sostenuto tutti i provvedimenti
di Draghi sulla guerra dell'Ucraina, compreso l'invio di armi, così come ha fatto i 5 Stelle, attenzione, perché oggi insomma, è facile a parole dire certe cose. Mi sembra che tranne qualche gruppettino di estremisti di sinistra e comunisti, che capisco che in testa loro ritengono che la dittatura del proletariato abbia ancora un senso e quindi sono a favore della Cina e a favore della Russia, tutto il Parlamento ha avuto una linea chiara. Noi penso che rispetto ad altri saremo persone che faremo rispettare l'Italia in Europa e nella NATO, nei nostri due pilastri che da sempre ci sono. Allora, c'è un'ipotesi che prende corpo in queste ore, quella di un Mario Draghi alla guida del centro-sinistra. Può essere possibile? Ma in Italia purtroppo tutto è possibile, anche persone che vengono elette a destra e poi si mettono a sinistra, persone che sono il campione della destra ultraconservatrice e turbocapitalista come Draghi, che poi si fa votare da Speranza di Leo. Io non mi stupirei, ma credo che questo farebbe perdere definitivamente la credibilità a Draghi per quello che è stato un bravo tecnico al servizio delle banche. Se fa una cosa del genere credo che rovina la sua immagine, la sua credibilità, e dimostrerebbe che anche una parziale fiducia di gente di destra è stata mal riposta in questo anno e mezzo. Onorevole, davvero in chiusura, si va a votare con lo stesso sistema elettorale? Ma il Parlamento è sciolto, quindi non può fare più niente. Esatto. La legge è quella, c'è, siamo pronti e andiamo avanti. C'è preoccupazione sui territori per la crisi di governo, appunto, rispetto a quelle che potrebbero essere le ripercussioni anche nei provvedimenti legati al PNRR, sul quale molti sindaci e le amministrazioni locali hanno fatto leva, secondo lei? Ma secondo me sono delle sciocchezze, nel senso che il governo rimane in piedi per gli affari correnti, quindi rimarrà Draghi probabilmente, o ci sarà un altro governo sempre che deve disbrigare. Le pratiche sono avviate, la burocrazia continua a funzionare, i comuni facessero il loro dovere e non si mettessero a fare i servi del PD come hanno cercato di fare. D'altro canto, su 8.000 comuni, 1.000 solo hanno votato a favore di questo famoso documento, uno si dovrebbe già fare una sua analisi. Io credo che siano state tutte sciocchezze finalizzate a cercare di salvare la poltrona a tanti parlamentari e tanti ministri. Insomma, era ora di tornare nuovamente alla democrazia e chiedere al popolo cosa pensa di quello che hanno fatto in questi tre governi a trazione PD 5 Stelle. La ringrazio, onorevole Cirielli, grazie davvero per questo collegamento, per il tempo che ha dedicato, e andiamo proprio a sentire invece, diciamo, delle preoccupazioni sui territori e anche regioni, province, andiamo a sentire i sindaci dell'area nord della provincia di Salerno cosa ne pensano.